o meglio conosciuti come Oscar del cinema, anche noi ci viviamo questa sera di gala, non da sola ma con Luca. Buonasera Carmen, come dicevi poc'anzi, questa sera ci occupiamo della notte degli Oscar, che è un evento targato Mocos Aperitivo. Ebbene, poi nell'unica struttura qui in Campania che può ospitare grandi numeri Mocos con grande eleganza, sto parlando del Mama Ines, ma questa sera con un ospite d'eccezione. Un ospite d'eccezione questa sera che è Janet Grey, che ci delizierà con la sua stupenda voce. Benissimo, abbiamo detto proprio tutto, quindi siamo pronti per viverci la nostra notte brava. A voi le immagini. Sì, ho messo il vestito della domenica, manca un po' la posta, non è casuale. Dunque, questa sera molto particolare, stai regolando ai nostri amici Mocos un altro ospite. Parliamo subito proprio del clou di questa serata, Janet Grey. Sì, Carmen, stasera un altro tema che è appunto la notte degli Oscar. Stanotte si consegnano gli Oscar, non virtualmente ma realmente, e in diretta, diciamo, qui da noi festeggeremo questa data. Con l'occasione abbiamo pensato di ospitare una guest americana, appunto abbiamo chiamato Janet Grey, una vocalist davvero che ci aspettiamo ci trasferisca tanta energia stasera. Bene, Alessandro, che Oscar ci consegnerai a noi di Notti Brave questa sera? Aspettiamo, L'Oscar siete candidati per miglior regia, quindi vediamo cosa accadrà stasera, aspettiamo fino alla fine. Beh, anche miglior DJ, diciamo. Ma di cose, Vabbè, dai, ce lo meritiamo. Allora, Alessandro, stiamo chiudendo un grandissimo mese di febbraio, siamo a metà della stagione invernale. Cosa ci aspetterà per questa seconda tranche di inverno qui al Mama Ines? Carmen, guarda, mi limito ad anticipare domenica prossima, che è il Carnevale Mocos. Carnevale Mocos, come tu sai, è un carnevale serio, sul serio, dove... Serio! Sul serio, serio di meno, anche perché, come tu sai, ogni carnevale Mocos tassativo il costume di scena per tutti, quindi è un obbligo di abito carnevalesco. Una serata ricchissima come sempre, salutiamo i nostri amici. Saluto i nostri amici augurandomi di poterli accogliere come cerco di fare ogni domenica, aspetto dalla porta ad accogliere i nostri ospiti e quindi mi auguro che possano essere partecipare ai nostri eventi domenicali e far parte di questa grande famiglia di nome Mocos. Ciao Carmen, tutto bene? Benissimo, tra un po' ci sarà il cambio della guardia, andrai tu in console, DJ Lupo di Mare e Radio Capri ci lasceranno, ci farai ballare e scatenare, come solo Dario Guida sa fare, diciamolo. Dario, però io voglio parlare di una cosa con te, so che c'è un nascituro, sì. È nato. Finalmente lo possiamo dire, è nato. È uscito ufficialmente, ovviamente, in digitale, Housemaid, questo progetto dove vede ovviamente me, Luca Gianfrancesco e Paolo Di Mirò in questo nuovo progetto, Move Your Ass, che non lo traduciamo, lo traduci tu, dai. Niente, è uscito da un paio di giorni, ovviamente. Abbiamo dei risultati,
però. Sì, assolutamente sì, è numero 38 sulla classifica House di Beatport. Sono contento, mi auguro che piano piano, quieto, scali la classifica. Per il momento sono contento, dai. Ma stasera in console assieme a te una grande voce, Janet Gray. Lei è una vera singer americana, ha fatto delle produzioni importanti internazionali con noti DJ. Stasera ce l'abbiamo in ospite al Mama Ines, come ovviamente solo Moco sa fare. Benissimo, un saluto agli amici di Notti Brave anche questa domenica qui insieme. Goldi, tu che sei una voce ecclesiastica, sei una voce trasformista, ma sei anche un attore. Siamo nella notte degli Oscar questa sera. Che cos'è per un attore l'Oscar? Beh, l'Oscar è il culmine di tanta fatica, tanto lavoro, ma diciamo anche no, nel senso che la cosa più importante per una persona che fa questo lavoro è il contatto con il pubblico nel momento, al momento, poi dopo i premi sono un'altra cosa. Invece io stasera voglio parlarti di quest'ospite meraviglioso che i Mocos qui al Mama Ines sono riusciti a portare, questa voce incredibile, quella di Janet Gray. Sono davvero molto emozionato, la serata è già caldissima e non vedo l'ora di presentarla e di ascoltare soprattutto la sua voce. Hi Janet, how are you? I'm okay, I'm great, glad to be here. This is not your first time in Naples, no? No, it's not my first time in Naples. I've been here before and I love it. Naples is beautiful, like paradise. Yes. And this is your first time in Mama Ines. Yes, it is. It's my first time. I'm enjoying myself so far. This is your night. Yes. I'm special guest tonight. And I'm just too happy to be here. I'm very excited to see what the night will hold. Yes. So, welcome in Mama Ines and in Mocos Aperitif. This is the best aperitif of Naples, you know? Okay, yes. Great. All right. I'm in the number one place tonight. Yes. Dunque, l'abbiamo salutata, gli abbiamo dato il benvenuto, l'abbiamo accolta qui. Non è la prima volta che viene a Napoli, ma è la prima volta al Mama Ines. E abbiamo detto che qui al Mama Ines si vive l'aperitivo migliore di Napoli. Lei è felicissima di essere qui, le piace tantissimo Napoli e non vede l'ora di esibirsi. What about Italian DJs and Italian clubs? What about Italian DJs? Italian DJs, they are so funky and so soulful. Sometimes I forget that it's Italian music and not black music. Yeah, they have such a soul and such a grinta about the way they perform their music. It's intoxicating. It's addictive. I love it. Abbiamo chiesto cosa ne pensa del DJing italiano, lei piacciono tantissimo i DJ italiani, insomma grande stima verso di loro, hanno una grande grinta i DJ italiani e lei li apprezza tantissimo. So now please sing something a cappella. Here we go. Do you believe that you can bear? Can you breathe my atmosphere? I got my love just still hanging on a tree. What a wonderful voice! So wonderful! Thank you so much. Thank you. Grande ditta,